Tuttologi XR Podcast, Arti e Misteri. Torniamo con la rubrica dedicata agli shaper italiani in cui approfondiamo tutti i temi legati appunto al mondo, a quest'arte misteriosa delle tavole da surf, a cui andiamo sempre dietro. Oggi ne parliamo con Jacopo Causa di CJ Surfboards. Ciao Jacopo, com'è? Tutto Ciao, tutto bene, grazie. Tu? a posto, sei in un set fantastico, poltrona rossa, tutte cose grafiche dietro, stampe, Hai sarà paura. visto? Non si direbbe, ma sono in laboratorio, quindi Ah, grande. lo trasformo all'uso, Bravo, bravo. all'evenienza. Senti, allora, parliamo un po' di te, introduciamoti al nostro pubblico, anche perché molte cose io non le so, quindi sarà proprio una conoscenza tra me e te, visto che è la prima volta che parliamo. E vorrei che iniziassimo un po' dal principio. Hai iniziato prima a surfare, a shapeare. Come sei arrivato a shapeare? Raccontami un po' di te. Allora, ancora prima di iniziare a surfare, io andavo sullo skate, Ah, da ok. pischello, proprio fin da giovane, ero amante dello skate, skateavo tutti i giorni, buttavo con gli amici in passeggiata, quindi street a stecca, andavamo allo skatepark, quindi ci si divertiva così. Abitando sul mare, diciamo, spesso e volentieri ci capitava di andare a vedere il mare, c'erano i surfisti. Lo skate shop che avevamo qua a Varazze era anche il surf shop. Eh E sì. quindi, capito, si stava sempre in ballotta, tutti assieme, si chiacchierava, si parlava, noi eravamo skater, poi c'erano quelli più grandi che erano i surfisti. E quindi, boh, li guardavamo surfare e vedevano fare ste curve così. E quindi anche ogni tanto ci piaceva imitarli sullo skate, provare a carvare come facevano loro sulle onde, però sulla passeggiata lì di fronte. Sì. Così che un giorno poi mi hanno dato una tavola in mano, era estate, la classica mareggiata di Ferragosto, mi sono buttato in acqua e da lì, boh, basta, è partito il delirio. Come dice il buon Kelly, quando entri inizi a surfare è come dalla mafia, non ne esci più, no? Bravo, esatto. È un gran casino. Vabbè, comunque, no, diciamo che è iniziato così. E quindi da lì, piano piano, poi. Senti, ma te quanti anni hai, Jacopo? Io ne ho fatti 28 l'altro ieri. Ah, siamo praticamente coetanei. Vabbè, se è l'altro ieri, allora ti posso fare ancora gli auguri, dai, non siamo troppo in ritardo. Quindi abbiamo un anno di differenza, perché ne ho 29, Ah, quindi poi com'è arrivata però, scusa, allora hai iniziato a surfare, vieni dallo skate e adesso mi spiego tante cose, perché a vedere anche il tuo modo di comunicare, il tuo stile su Instagram, che comunque è molto preciso, racconta il brand in un certo modo, viene tanto dalla street culture, cioè vedo delle connessioni forti, mentre di solito il surf, per come è concepito più in maniera classica, ha dei riferimenti diversi, ma magari poi di questo ne parliamo. E poi dopo hai iniziato a surfare, a parte qual era la tua prima tavola, qual è stata la prima tavola a cui tenevi e come ti è venuto in testa di dire, cavolo, mi metto a shapeare, cioè eri uno che smanettava con altre robe, che faceva roba di artigianato, dimmi qualcosa. Allora, sì, devo dire che sono passato appunto da questo mondo molto, mi piace molto la musica, quindi concerti da giovane, da ragazzino con lo skate, si parlava soltanto di punk, hardcore, quindi casino in giro, in poche parole, centri sociali, si andava in giro, si faceva casino, si cantava, si faceva quello che si doveva fare, si tornava a casa. E diciamo che è un mondo completamente diverso da quello che poi, Sì. diciamo, è quello del surf in cui poi mi sono ritrovato. Diciamo che per quanto simili, qui in Italia lo skate e il surf sono due mondi completamente differenti, a Vero. mio avviso, sinceramente. Perfettamente Poi ognuno d'accordo. diciamo, lo vede un po' a modo suo. Domandaccia, quale ti piace di più? Rispondi in maniera flash. Per il tuo gusto personale. Skate. Ok. Ok. Sinceramente sì. O come mai ti sei messo a fare le tavole a portare un po' di skate vibe nel surf? Ma guarda, in realtà io finché sono stato a Varazze proprio mai mi era passata la testa, per la testa appunto di fare tavole. Mi sono sempre riparato le mie, quindi easy, Solarez, proprio da ignorante, mi mettevo lì. Poi io ho sempre trafficato con cose, facevo, creavo, disfavo, quindi bene o male sono sempre stato un po', diciamo, molto manuale. Però, sinceramente, proprio costruirmi una tavola da zero non mi era mai venuto in testa, niente, perché comunque è una cosa, diciamo, un po' strana. Ah, sì. E
E così, appena ho fatto 18 anni, ho finito la quinta liceo, sono partito e sono andato in Australia. Era un'estate di piatta, mi hanno messo questa cosa dell'Australia in testa, onde, tutti i giorni, su di giù, ho detto, sai che c'è? Io ho finito di studiare, adesso prendo e parto. E mi sono ritrovato in Australia dopo 3 mesi, era praticamente settembre. Finite le vacanze estive, avevo lavorato la stagione, ho preso il primo volo e sono partito. A E quindi, 18 niente, mi sono anni. ritrovato. Sì, fresco fresco. Come ho finito qua, sono partito. Detto questo, mi sono ritrovato in un mondo che, vabbè, paragonato all'Italia, era completamente diverso. Poi c'era più schiavo, io mi sto a surfare, sì, surfavo Cavarazzi, ma mai stato sull'oceano prima, capito, neanche per dire Francia, Canarie, Sì. Spagna, Portogallo, comunque in giro per l'Europa. E quindi mi sono ritrovato in tutto questo mondo completamente diverso, Bondi Beach, Postaccio, vabbè, di Sydney. Pool, skatepark sul mare, onde davanti, pieno di ragazzi, c'era cioè un delirio, la mia testa andò, non stavo Parco più giochi. ragionando. Sì, sono andato fuori. Così che poi, vabbè, mi sono spostato, ho chiesto consigli ad amici di qua che già vivevano lì da anni, dei posti dove andare a surfare in tranquillità, lontano dal casino, diciamo, dal turismo, tutto quanto. Mi sono ritrovato a Yamba, che è un paesino sotto Byron Bay, non so se lo conosci. Sì. E niente, lì ho iniziato a vedere questi scei perché comunque era un paesino veramente piccolo, cioè più piccolo di Varazze. E c'erano un Più botto di scelte perché beach, quindi abitanti. sì, che dici, cazzo, qua fa l'età adesso. Lo Ma so. allora, cioè, non è una cosa così strana come mi immaginavo. Quindi mi sono iniziato a intrufolare in questi posti. All'inizio guardavo un po' mentre c'erano le riparazioni, mentre sceipavano, mentre facevano, capito, il glassing, il sanding, tutte queste cose qua. E da lì mi ha preso il trip. Ho iniziato Certo. ad andare, a guardare, a curiosare, non ho mai toccato nulla perché comunque non me la sentivo. Poi, quando sono tornato da lì, diciamo, sono iniziato a provare, diciamo, a distruggere delle tavole, comunque a delle Vabbè, ma prove. tanto se non provi e non sbagli e non fai delle cagate, non impari Sì. mai, quindi Avevo ritrovato questi vecchi minimali, proprio malconci così, quindi avevo sfibrati, provati a ah, rishapeare. pensa te, cioè hai fatto proprio tipo reverse engineering, Sì, cioè il contrario, non è che ti comprai il pane e provavi a fare le tue prime tavole, No, non me le la sfondai per sentivo, vedere cioè cosa c'era sembrava. dentro e come rifare. Sì, quindi mi sono lanciato in questa avventura e da lì piano piano, ho fatto la prima tavola, mi sono lanciato e ho detto, funziona. Sì. Quindi ho detto, cazzo, allora posso provare a farmene un'altra. E da lì è iniziata la scimmia, è iniziata a farmene sempre di più da provare, la gente Questo a quanti anni fa era? provare. Quanto sei E stato in 2000. Australia alla fine? Allora, io sono stato un anno in Australia, sono tornato in Italia, ho iniziato a fare un po' tutte queste cose qua, e poi sono ritornato in Australia, proprio con la testa di andare lì in un posto e imparare. Infatti ho Farà conosciuto un apprendistato. botto di gente, sì, esatto, ho conosciuto tante persone che adesso sono amici. Mi hanno insegnato tanto a partire dallo skating, dal glassing, tutto quanto. Ho capito. E quindi questo è stato nel 2016, la seconda volta, e da lì diciamo che è partito effettivamente un po' tutto. Senti, tu hai visto due realtà completamente diverse, cioè sei passato da Varazze, che comunque per quanto sia un paese, un paesino, è uno dei centri più importanti del surf italiano, a un paesino che è vicino a uno dei centri più importanti del surf australiano, che è Byron Bay. Quindi hai visto un po' quanto lì sia normale fare questo lavoro, quanto sia più accettato, compreso, e porti anche dei guadagni, per quanto non eccessivi, però uno stile di vita che può basarsi su quel tipo di lavoro. In Italia non è così, quindi ti chiedo, tu co come la vedi? Cioè, in che maniera ti aspetti di poter far crescere quello che fai adesso, il tuo lavoro? Credi che sarà sempre un side job? Vorresti farlo diventare invece un qualcosa di più grande? Qual è la tua visione da giovane shaper italiano? Bella domanda. Questo, allora, come dici te, lì è un lavoro come un altro, nel senso, vai, scegli le tue tavole, la gente ti crede, cioè lo vede come andare dal panettiere qua, capito? Sai che vai, Certo. compri il pane e te lo vai a Sì. mangiare, sai che è buono e te lo puoi mangiare. Qua invece la gente vede che fai le tavole, ma poi dice no, ma quelle tavole non funzionano, no, ma così, ma poi cos'ha? Cioè, diciamo che c'è ancora molto. Come si dice?
un surfista medio italiano ancora non riesce a riconoscere, diciamo, in uno shaper italiano i suoi valori, diciamo, Vero. perché comunque è così. Sì. Cioè, se sei italiano e fai le tavole, non vali niente. Cioè, le Però i tavole primi a belle, pensarlo sono perché gli italiani che fanno le tavole, lo sai, io ho riscontrato sta cosa sì, che... guarda, io parlo un po' con tutti, nel senso sono Ah. amico di tutti i ragazzi giovani qua in Italia, Bob, Sky, Giuse, così, Marco, Fabri, ci si parla ogni tanto, ci si sente, Michele, capito? Quindi abbiamo un po' tutti quanti questo pensiero. Un bel collettivo tutti insieme, tipo un Puca, Cioè, aspetta. pensiamo un po' tutti alla stessa maniera, sinceramente. Sì, siamo tanti, però alla fine quello che... Io ti dico, quello con cui parlo, come può essere Bob, lui mi dice le stesse cose. Si sta provando adesso piano piano a portarla avanti, a cercare di costruire, Si parte cercare sempre da una di... scena locale, no? Cioè, Ma sì, riuscire a farsi fare i propri sicuramente. amici con le tue tavole che Sì, girano un po' la voce. assolutamente sì, per me è qua, in casa mia, ci sono le onde, te le faccio provare, si gioca assieme. E magari capisci che effettivamente a volte ti diverti più con una tavola che ho fatto io qua in garage che magari con una tavola professionisti, capito quello che voglio dire? Sì. A proposito di questo, parliamo un po' di forme. Perché comunque te Vai. sei uno che sperimenta e appunto in Australia di cose strane se ne vedono parecchie, quindi magari quello ha anche un po' forgiato il tuo mindset. E ti chiedo, quali sono le tavole che ti danno più soddisfazione a livello di appunto di forme, di tail, anche di lunghezza, perché quello chiama un approccio di surf diverso. Raccontami un po' la tua ispirazione. Guarda, questo qua è una domanda difficile perché io vado a periodi, proprio in base a quello che mi passa per la testa in un determinato periodo, io provo, sperimento. Ho avuto la fissa proprio per il fish, ma all'inverosimile, cioè solamente fish, volevo fare solo quello. Poi ho iniziato a cambiare, perché all'inizio ho iniziato con le tavolette, Varazzo lo sa, imposto la tavoletta, e quindi ovviamente la prima tavola che fai è una tavoletta, un thruster, un plastic, tutto bianco, ero con la scima, non ci volevo mettere neanche i loghi, proprio, sai, hardcore. Poi da lì basta tavole bianche e tavole colorate, poi da lì basta thruster e vai con i twin fin, poi da lì, cioè, mi stufo io, a volte, cioè, quando inizio a provare sempre le stesse cose, ho bisogno di stimoli nuovi, capite? Quindi è anche per questo che a volte vedi magari che faccio grafiche un po' così, un po' strane, che uniscono anche, diciamo, un po' l'arte con le tavole, che alla fine quelle che si vedono per la maggior parte qua sono tavole bianche, sinceramente, thruster, blanchi, poi vai da altre parti, anche in Italia così, sei abituato a vedere magari più roba più Fambor, mid-length, long, quindi magari anche resin tinto, ma qua scordati, Sì, è sinceramente. vero, è vero, sì. E quindi da lì proprio a me piace sperimentare, anche a tavole asimmetriche, ho fatto un po' di tavole asimmetriche unendo, capito, c'avevo due tail che mi piacevano, in un periodo che mi piaceva il fish e lo squash, e quindi ho iniziato a fare tavole asimmetriche col fish e lo squash da una parte. E è così, sincero, è proprio dipende quello che mi va di fare. Sì, ho capito, ma questo non penso che ti penalizzi un po' dal punto di vista dell'identità, o comunque le persone ti associano ad un certo genere di tavola, a un certo stile di shaping, o appunto le grafiche possono essere un carattere distintivo, non lo so. Guarda, sincera, ma di quello che pensano le persone proprio non mi interessa. Ok. Io sono proprio naturale, io vado, quello che mi va di fare, quello che mi piace in base a quello che provo. Cioè, io prima di tutto mi devo divertire, mi deve piacere quello che faccio, e se le persone non lo capisce, non va bene, a me sinceramente poco importa. No, certo, Quindi questo ci sta, lo capisco anche la vena dell'artista e la creatività. Mi diceva un po' di tempo fa, ho fatto un'intervista con questo ragazzo australiano che si chiama Cale Brock, che è fortissimo su YouTube. Lui spacca e poi fa anche i tutorial di surf, ha tipo 155.000 iscritti su YouTube. E lui mi ha detto una frase fighissima, e poi non l'ho messo nell'intervista, che il pensiero, andare dietro al pensiero altrui distrugge la creatività, cioè quindi tu se hai l'idea che devi fare una cosa la fai così e non ti fa influenzare perché se Bravo. inizi a pensare a quello che dicono gli altri sei finito e la tua idea che magari è una su 10 che può veramente fare il botto non la realizzerai mai.
Quindi su questo ti do ragione. Il fatto però è che, tornando a quello che dicevamo prima, se uno vuole trovare il modo di vivere di questa passione, perché inevitabilmente le tavole Assolutamente, vanno vendute, assolutamente. magari certi ragionamenti su qual è la percezione di ciò che stai facendo possono aiutare. Nasceva da lì la domanda, Jacopo, non era minimamente un No, no, chiaro, 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 volerti incasellare, assolutamente. capito? Ci mancherebbe. Sì, no, guarda, adesso hai ragione, condivido questo pensiero, però in questo momento, diciamo, ancora non mi interessa partire e fare di questo soltanto, capito, quello che dovrei fare, ancora non mi sento Certo. pronto, sinceramente, mi Ok. piace Ah, ci sta. sperimentare e quando penserò sia il momento giusto, sicuramente mi dovrò stabilizzare e creare le mie cose. Certo. Però ancora fresco, diciamo. Sì. Di tutte le tavole che hai fatto, ce n'è una che dici questa fino adesso è la miglior tavola che mi sia mai riuscita? Forse sì. Cos'è? Raccontamela. Ma è una Descrivi. tavola in realtà semplicissima. È un twin fin con un ramping tail e dei channel. Una tavola già vista e rivista, in realtà, Torre Martin style, diciamo, come... Stile, sì. E boh, l'ho fatta così perché alla fine mai provata, ero giù da Bob, in realtà stavo facendo casa base, un progetto che non so se sei sentito, comunque è una cosa che abbiamo formato io e Bob, praticamente io e lui abbiamo creato casa base, che sarebbe Ok. questa linea di tavole, che poi adesso un po' in stand-by, un po' fermo, perché ognuno ha le sue cose, non siamo riusciti a starci dietro, però ognuno ha fatto... Alcuni modelli si è inventato delle linee, io ho fatto le mie, lui si è fatto le sue, una di queste che ho fatto è questa tavola qua. Ti dico, sono passati 2 anni e la tavola che guarda, c'è ancora luce attaccata, l'ultima tavola che ho usato è Sì, l'ultima mareggiata, capito? Quindi, quindi l'ho sì, capita sì. perfettamente che tipo di tavola hai detto Torren Martin, e penso che ormai sia un personaggio comunque fuori diciamo dai canoni comuni, che però fa già parte, si è Sì, proiettato nella testa di ormai è tutti. mainstream, Sì, chiaro, è chiaro, chiaro. mainstream, però è rimasto comunque lui puro, ha influenzato tantissimo tutta la Certo, scena del free certo. surf mondiale. Ma hai detto appunto Torren Martin, Morning of the Earth, allora ti chiedo: chi sono gli Esatto. shaper secondo te nel mondo, o comunque quelli a cui tu guardi di più come continua fonte di ispirazione, e dire vorrei, cazzo, vorrei proprio arrivare lì? Che domanda ora. Che fantasia. Allora, Tu vai, non ti ho dato un limite, quindi puoi dire non mi hai chi. dato un limite, allora, No, guarda, a me dammene qualcuno. piace, a partire dall'Australia ti parto con Thomas, che lui secondo me è uno tra i più stilosi di tutti, Ok. Thomas Beck, non so se Sì, conosci, vabbè, Thomas Beckham, fa ed è sì. lui anche da cui sono stato a guardare, imparare, a rubare un po' di cosette, c'ha un blaster della Madonna e i suoi fish sono pazzeschi. Bello. Poi in realtà a me piacciono in realtà shaper piccoli che non sono poi così conosciuti, però cazzo lavorando a paura, proprio mi piace notare a differenza magari di shaper già più conosciuti quanto impegno e quanta precisione mettono nelle loro tavole. Ok. Tipo uno di questi è Sean, un mio amico americano che adesso sta in Australia, si chiama Sean Cusick e... Lui per la maggior parte fa longboard e midland e ormai conosce. Da cosa lo noti te che hai un occhio esperto se una tavola ha tanto tanta attenzione al dettaglio all'interno di un progetto? Guarda, io sono stato con lui a contatto, abbiamo shapeato in Francia, in Spagna, in Portogallo assieme, quindi diciamo che l'ho visto proprio mentre lavorava quanto cura nel dettaglio ci metteva. Ed è, non è da tutti, anzi, ormai quelli che fanno grandi numeri di queste cose non frega niente, sincero. E Ok. quindi mi piace, capito, il loro modo di pensare, di continuare, capito, a magari produrre meno tavole, ma farle bene, rispetto magari a tanti altri shaper che preferiscono fare numeri. Anche magari se non sono shaper che fanno migliaia di tavole l'anno. Sono comunque di nicchia, tra virgolette, ma comunque fanno un overproducing di tavole e quindi anche se sembrano, capito, quel tipo di roba lì che deve essere resin tint, curato, eccetera, eccetera, il polish, non sono poi fatti così bene come magari questi ragazzi qua che seguo.
Dimmi, conosco. cioè dammi un esempio di qualcosa che io posso, cioè diamolo non a me, anche se a me pure serve perché non lo so, ma chiunque poi ci ascolterà, diamogli qualche tips su come si può riconoscere la qualità di una tavola. Cioè io vado in un surf shop piuttosto che venire da te che me la fai a mano, tocco una tavola, la guardo e cosa devo andare a vedere per percepire quanta rifinitura, qualità c'è? Ok, allora più che toccare tanto occhio, secondo me. Ok. Più che toccare tanto occhio, quello senz'altro. E perché comunque senza quello No, è difficile. certo. E poi dipende, allora dipende dal tipo di tavolo, innanzitutto. Perché secondo me Tipo un bisogna fare Christensen, anche. facciamo un esempio, un Christensen che ne fa un botto, anche se sembrano tavole super curate, dettagliate. Cioè, tu, per esempio, pensi che quelle siano fatte con meno attenzione rispetto a uno shaper tipo quelli che hai appena nominato? Onesto. Allora, un Christensen onesto, allora, quelle che arrivano qua non le fa lui, quindi sinceramente, cioè, Le non c'è fanno in neanche da serie. parlare, capito? Non c'è neanche da starci a parlare più di tanto, capito? Ormai è un brand più che uno shaper, Christensen, sinceramente. Ok. Quindi lo fai però per un discorso, cioè tu mi fai un discorso di mentalità o di reale, cioè la riesci a stabilire la differenza oppure è una questione di filosofia, dico Jacopo. Entrambe, perché io ti dico, Christensen ne vedo tanti, perché comunque magari qua ne girano, iniziano a girare sempre di più, è sempre più mainstream, e ce ne sono alcune che sono fatte molto bene, ce ne sono tante altre che non sono fatte assolutamente bene, cioè ci sono tanti, 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 tanti problemi. Sì, E non ho mai qua avuto un sinceramente Christensen, però l'ho non visto pure io, tipo, perché comunque le producono da Olathu, tutte, quelle, anche sì. le Allmeric, che ce ne sono tantissime in Italia. Ogni tanto dei difetti o delle mancanze vengono fuori, ma più che altro proprio cose strane, tipo che tu ordini un telo in un modo e te ne arriva in un altro, quindi poi la rimandi proprio indietro, però... Sì, guarda, lì poi capito loro cosa fanno. Hanno una factory, c'è un sander, c'è un glasser, c'è un altro che gli finisce i pre-shape. Per cui, sai, ogni 2x3 lo shaper se ne va, il glasser cambia, il sander pure. Quindi, cioè, ogni tavola è fatta diversa da quella precedente, vero male. Sulle CG fai Quindi, io tutto te, invece. faccio tutto da solo, sì. Dallo shaping al glass, sanding, Qual è la fase colori. più difficile secondo te? La fase più difficile è tutte, dai, quindi farle bene, cioè dipende come le vuoi fare. Se le vuoi fare bene, sono tutte complicate, tutte Ok. allo stesso modo, sincero. Provando a metterle in fila una che svetta, dici. Cavolo, lì se sbaglio mezza roba, mi si cristallizza male, oppure lì se tiro male la linea Guarda, prima, è un buonanotte. attimo, catalizzi male, ti fa delle bolle, la tavola dopo un anno, neanche qualche mese, la butti via. La carteggi troppo, ti si inizia a criccare ovunque. Lo shape è fatto male, la tavola non funziona. Alla fine Sei ti fregato. dico, sincero, sei fregato. Alla fine basta che hai un sander che, per dire, ti carteggia le tavole più del dovuto, le tavole iniziano a criccarsi magari sul rail, sul tail, ti inizia a uscire il longherone, eccetera. C'hai Sì. uno che resina che effettivamente non lo sa fare, di problemi te ne succedono il doppio, Sì, infatti, e forse quindi resina proprio capito, difficile. cioè tutto, cioè una cosa che mi hanno sempre detto anche in Australia, cioè non screditare mai il sander o il glasser, perché senza di loro una tavola non potrà mai funzionare bene, capito? Infatti, sono d'accordo. Senti, ultime due domande, Jacopo. Allora, la prima ti chiedo, è questo. Rispetto alla tua comunicazione, che trovo che sia molto importante perché tu ti posizioni non solo per il tipo di tavole che fai e crei, ma anche per il modo in cui ti presenti, hai detto di questa tua comunque background molto skate, molto punk. Credi che ci siano altre esperienze in giro per il mondo di brand di surf che continuano a cavalcare questo spirito che nel surf magari era un po' più presente negli anni 90, mi viene in mente magari la vecchia Lost, oppure ormai sono tutti Sì, o performance o no, fighetti classici un po'. c'è ancora tanta, tanta roba figa per fortuna, non sta Sì. morendo qua, sì, se ne vede, di roba figa, fresca, punk, skate,
se ne vede parecchia e devo dire che mi piace. E l'ultima che ti voglio fare invece riguarda proprio la città, il paese che però per il surf è una vera e propria città che rappresenti, Varazze. E a parte che io forse dico sbaglio perché sono romano, come si potrà intuire, dico Varazze, ma è Varazze o Varazze? Io dico Varazze. Ok, però molti dicono Varazze, anche genovesi, non ho mai capito sta cosa. Sì, Varazze, Varazze. Ah, Io, ok. Vabbè, però vedi, sinceramente. è un dubbio che mi viene dopo 20 anni di surf. E l'altra cosa che ti voglio dire invece è, a proposito di quella community, no? Tu ti sei mai trovato in difficoltà a spingere troppo il fatto che fossi di lì, magari a fare foto, video con le tue tavole sulle tue, tra virgolette, onde, perché non c'è la voglia di far vedere troppo in giro quella roba lì? Tu comunque lavori anche con Andrea Giana, che lui ha fatto dei Sì. scatti storici su Barazze e sono finiti in giro per il mondo. Come vivete questo rapporto con la città che rappresentate? Tranquillo, direi tranquillo. A volte, diciamo, ci si sta a pensare perché non ti credere. Comunque, anch'io quando magari metto una foto, un video, non è che non ci penso, dico sono di Varazze, me ne frego. Certo, appunto. Comunque, cerco di stare attento e credo che fino adesso, bene o male, non aver mai, diciamo, fatto nulla di male, per cui diciamo che di problemi non ne sono mai usciti. Anche perché in realtà non siamo tanti, paparazzi, siamo pochissimi. Non siamo centinaia di surfisti aggressivi che mangiano le persone che arrivano da No, fuori. oddio, Però però nei alla weekend di fine. onde dell'inverno e dell'autunno si crea un bel cinema là davanti. No, sì, è un gran bel casino, per carità. Ma ti dico, è pericoloso, è un posto dove veramente c'è un picco, ci sono poche onde, si Attaccati. concentrano tanta, tanta gente che a volte non sa minimamente quello che sta facendo. E la gente magari del posto diventa un po' più aggressiva perché la gente non capisce quanto effettivamente può diventare pericoloso quella situazione, capito? Perché io ho visto bambini, capito, magari farsi male, tanta gente, capito, ambulanze, capito? Perché non c'è da parte magari di tanta gente rispetto o comunque non sa comportarsi, non sa quello che effettivamente può succedere in acqua. Certo. Perché lo spazio è limitato, non siamo in un posto dove comunque magari un beach break dove ci stanno anche 300 persone, dove bene o male ognuno ha il suo posto, se riesce a trovare la sua onda, questo è un picco. Sì. E stiamo veramente stretti, quindi rischi ogni volta di fare un take off e trovarti almeno una decina di persone sotto che non sanno dove andare, non sanno se remare verso da una parte o dall'altra. Capito? E quindi se uno per sbaglio si sposta dalla parte sbagliata, magari non finisci su di lui, ma su quello dietro. Certo. Quindi realmente diventa un pericolo. Quindi diciamo che la Ma io su situazione è questo. questa. No, su questo sono d'accordo e ci sono due fattori. Uno ovviamente è quello che dici tu e dipingi perfettamente. Un altro riguarda la scarsità di risorse, perché comunque, come hai detto tu, lì le onde sono poche, principalmente nelle giornate buone devi aspettare il set, perché se ti metti dentro quando arriva il set fai un danno e stai sotto a gente che magari parte Certo. da fuori. E quindi capisco che anche i local, che non siete 100, però comunque quelle solite 20-30 persone di Ci Varazze che sono, servono, che vengono a stoppare, più se ne trovano altri certo. 20-30, magari anche capaci, e lì diventa difficile, è più una questione forse di parto io, parti tu, parto io perché sono di qua, e quindi poi si crea il nervosismo, giustamente. Quindi Assolutamente, è assolutamente. proprio difficile la Liguria, perché la Liguria ha un sacco di spiagge e di cale, ma sono pochissimi gli spot surfabili su tutto quel tratto di costa. Esatto. Una Esatto, sfiga, a però. volte sì, un po' purtroppo la nostra sfortuna è questa, perché già andando verso la Toscana ne Eh sì, anche trovi quanto ne da noi vuoi, a meno Roma, male che anche da 200 voi, non sono spot. mai stato, però Sì. cioè, lì è proprio tutto un altro modo di vivere il surf, a volte ti ritrovi da solo a surfare delle onde della Madonna, Può cosa che succedere. qua è rara, capito? Certo. Molto Va rara. bene, Jacopo, io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo, mi sono divertito, è stata una chiacchierata, non ti nego, molto freestyle, in cui sono riuscito una delle prime volte a interagire tanto, a fare domande, a mettere dentro il discorso. Spero che anche tu ti sia divertito e vedremo sempre più CJ in giro, secondo me. Dai, ti faccio questo augurio, me lo auguro. Grazie, grazie Leonardo, è stato un piacere, molto divertente, guarda, Dai, ci allora. risentiremo presto per una telefonata così a Assolutamente, chiacchiere. esatto. Grazie a tutti. Grazie per l'invito e grazie per la telefonata, ci vediamo Ci presto. vediamo Ciao presto. Ciao ragazzi e Jacopo, ciao grazie, a presto. Leonardo.
Buona Ciao, serata. ciao, ciao.